E intanto noi siamo arrivati a 30 anni, auguri! 30 anni sono importantissimi e io sto sfrecciando sulla mia autosqualo. Non ci credo! Questa è la mia ex ragazza! Sì sì, adesso che ho la macchina bella mi vuoi, vero? Oggi torneremo indietro nel tempo, ma in realtà poi torneremo anche nel presente e andremo anche nel futuro. E poi moriremo. Ci troviamo su questo gioco per cellulare che ci permetterà di vivere 100 anni di vita in qualche minuto. Iniziamo proprio dall'inizio, dobbiamo decidere che tipo di bambino siamo. Io penso di essere simile a quello in alto a destra, dai, io un pochino gli assomiglio, dovrei mettere i capelli un pochino in questo modo. Però vabbè, questi sono dettagli. Come ti chiami? Beh, ovviamente ci chiamiamo Mattiz. Ecco qui. Perfetto, possiamo procedere. Questo è il percorso della nostra vita. Wow, sono quasi emozionato. Anzi, sono emozionatissimo. Siamo al primo anno, abbiamo compiuto un anno. Che bello. Dobbiamo andare dalla nostra mammina. Solo che c'è qualche problema. Infatti ci sono delle palle rotolanti che mi hanno colpito. Non ci voglio credere. Uff, ho perso. Ok, mi devo concentrare. Sono un bravo bambino. Io da piccolo non ero molto agile, devo essere sincero. Solo che ora invece sono migliorato tantissimo. Mamma mia, arrivo mammina, sto arrivando mammina. Sì, evviva, sono un mini Matti bravissimo. A 3 anni però dovrei imparare a camminare, giusto? Vediamo un po'. Cioè, quando si impara a camminare, ora che ci penso? Io non lo so quando ho imparato a camminare. Voi quando avete imparato a camminare? Io proprio non ho la minima idea. Forse qui dobbiamo decidere cosa prendere. Beh, dai, facciamo cadere il vaso a terra. Facciamo cadere il vaso a terra. Oh, no, non è caduto. Uffa, ma così non è divertente. Mamma mia, sta pubblicità è uscita nel momento più assurdo della storia. Ma non ci credo, toglietemi sta pubblicità di mezzo. Skip, skip, vattene via che devo vedere cosa è successo. Oh, mamma mia, ho colpito il papà. Forse non avrei dovuto prendere il vaso. Na, forse no. Va bene, ho capito, questa volta prendiamo il cavaliere giocattolo e vediamo che cosa succede. Se è proprio questo che vuoi. Io a 3 anni, sinceramente, il cavaliere giocattolo non ce l'avevo. So solo che questa volta il papà almeno non è caduto a terra. Dai, non ti arrabbiare, papino. Insomma, è soltanto un gioco. Si rimetterà a posto senza problemi. Mi raccomando, voi invece lasciate un bel mi piace se siete dei veri fanzacchiotti per nuovi video sui giochi per cellulare che fanno partire pubblicità incredibili che io skipperò come sempre. Attenzione, perché dal livello 3 andiamo direttamente al livello 5. Quindi noi da 3 anni poi ne abbiamo fatti 5. Ok, io sinceramente ricordavo di aver avuto anche 4 anni nella mia vita, però vabbè. Vabbè, ma 5 anni sono così grande. Sembro un ventenne, ma no, non è possibile che a 5 anni uno è così. Vabbè, ma queste sono le università, non puoi avere 5 anni così, sei gigante. Questo gioco è un po' strano, devo dire la verità. Comunque, mangia da solo oppure invita la ragazza a pranzo. Beh, che dire, invitiamo questa ragazza a pranzo, vediamo se ci dice di sì. Attenzione, oh, ciao, sei bellissima, ti va di venire a pranzo con me? Yuhu, battiamo le mani andare a pranzo significa mangiare sul banco. Ok, va bene. Comunque ho appena compiuto 6 anni. Mamma mia, ma per arrivare a livello 100 ci vorranno 3000 anni qui, altro che 100. Ma che è questo gabinetto? Ma è possibile che a 6 anni ti facciano pulire un gabinetto? Per favore. Scusate, ma questi i bambini non puliscono i gabinetti. Che cosa stiamo dicendo? Ma poi i bambini non devono pulire i gabinetti. Se sono stato io ti dico che ho ragione. Se ho fatto il birichino proprio così vi dico va bene, ho capito, è colpa mia, pulisco. Ma io sono sempre stato bravo a scuola, quindi sicuramente non è stata colpa mia, è qualche bullo che mi ha fregato. Detto questo, noi siamo arrivati a 7 anni. Un'età molto 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 importante. Assolutamente sì. A 7 anni una persona che cosa fa? Ovviamente va a pescare con il papà. Mi sembra anche giusto, no? Devo decidere tra pescare o andare a giocare con gli amici. Beh, dai, andiamo a pescare. Sì. Voglio ovviamente pescare. Magari pesco i miei amici, così faccio 2 piccioni con una fava. Dai, fatemi pescare qualcosa di buono. Fatemi pescare qualcosa di incredibile. Comunque sono diventato un 50enne adesso. Non sono più un 20enne. Non so se ve ne siete accorti. Sono diventato sempre più vecchio. Dai, pesca sto pesce. Sì, ce l'abbiamo fatta. Io anche a 7 anni credo di essere andato a pesca con mio papà, tra l'altro. A 8
8 anni invece si incomincia a giocare. Bene, bene, bene. Che cosa devo fare? Ah, li devo prendere, ok. Acchiapparella, acchiapparella. Mamma mia se sono scarso, mamma mia se sono scarso. Ti prendo, ti prendo, ti prendo, sì. Ne ho preso un'altra. Oh, ti taglio la strada, amica, ciao. Ma è rimasta solo lei? È rimasta solo lei, allora ti acchiappo. Wow, sto livello era divertente. Ci avviciniamo a un'età importantissima, stiamo per arrivare a 10 anni. E intanto qui è Halloween. Banana o clown? Ma che cosa vuol dire? Vabbè, nel dubbio, banana. Ma non ci posso credere, ma mi sono travestito con il costume da banana. Ma no, dai! Ma che vergogna, guarda, ora mi prendono tutti in giro. Nessuno mi darà un dolcetto con questo vestito. Ma dai, non credevo che dovevo vestirmi da banana. Devo scegliere la casa bella o la casa spaventosa. Beh, sicuramente nella casa bella ci sarà qualcuno che mi darà tantissime caramelle perché sono ricchi. Ok, eccoci qua. Dolcetto scherzetto. Oh, oh no. Aspetta un attimo. Mi hanno sbattuto la porta in faccia. Va bene, ho capito. Andiamo nella casa spaventosa. Oh, oh, questa sì che fa paura, mi sta venendo l'ansia, oh mamma mia. Oh mamma mia, che paura. Oh, comunque mi hanno dato le caramelle, l'importante è quello, solo che mi sono spaventato tantissimo. Eccoli, 10 anni, non ci credo. 10 anni sono importantissimi, a 10 anni si inizia a diventare un bambino grande, e infatti sto imparando a nuotare, non ci credo, che bello. Oh, ma quella bambina era piccolissima e già sapeva nuotare. Ma sì, dai, sono pronto, ma che ci vuole, guarda. Guardate quanto sono bravo. Ehi, ehi, Matti, mini Matti, che cosa stai facendo lì sotto? Sali, sali, oh mamma mia, non ci credo, non sono capace a nuotare. Aspetta, ma io a 10 anni ero capace a nuotare, oh. Ora che ci penso, io a 10 anni ero capacissimo a nuotare. Io nuotavo già quando avevo 7 anni, ero un delfino praticamente. Vabbè, continuiamo ad allenarci, che vi devo dire. Eccoci qui, eccoci qui, mamma mia, che velocità. Che cos'è, ma sono bravissimo. E vediamo allora cosa si fa a 11 anni. Comunque sto raggiungendo la mia età. Per chi non lo sapesse, io in questo momento ho 19 anni. Quindi manca qualche anno e ci sono. E a 11 anni ovviamente devo lavare la macchina. Beh, come avevo fatto a non pensarci? Effettivamente non hanno tutti i torti, no? Bisogna lavare la macchina del papà. Comunque, non so se ci avete fatto caso, ma da quando ho 4 anni in questo gioco, praticamente ho solamente papà. Cioè, la mia mamma non fa nulla con me, mi odia. Per quale motivo, dai? Praticamente vado a pesca con il papà, lavo la macchina a papà, faccio tutto con papà, la mamma praticamente non c'è proprio. Vabbè, non fa niente, che vi devo dire. Continuiamo a pulire la macchina, sperando che la mamma arrivi in altri momenti, magari a prepararmi una bella carbonara. Vabbè, comunque, macchina pulita e ci prepariamo per arrivare a 12 anni. Ma a 12 anni, se non sbaglio, si va alle medie oppure a 13? Non me lo ricordo, fatemelo sapere, perché sono molto curioso, ma sono in chiesa, non sono a scuola. Pace nel mondo. Vai, attenzione, è il momento di diventare religiosi. Eccoci qui. E lui è contentissimo. Mamma mia, che emozione incredibile. Questi 12 anni sono a dir poco volati. So solo che ora stiamo per arrivare ai 13. E sto avendo una trasformazione. Ora sono gigantesco. Ma sono altissimo. Ma sono più alto che nella vita reale. La mia crush. Ragazzi, ragazzi, c'è la mia crush. La mia futura fidanzata. Non ci credo. Ma che cosa? Ma devo schivare questo tizio che corre? Ok, vado, vado. Ehi, Crash, dove sei? Oh mamma mia che ansia, oh mamma mia che ansia. Eccomi qui, Crash, ciao, come va? Forse a 14 anni mi fidanzo con lei. Dai, 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 vediamo, vediamo, vediamo. Vediamo, eccoci. Siamo ancora a scuola, siamo ancora a scuola. E la mia Crash non c'è. Oh no! Mi hanno fatto lo scambetto. Non ci posso credere. Combatti o continuo a camminare? Beh, che dire, è arrivato il momento di combattere. Adesso ti faccio vedere io, brutto bullo che non sei altro. Sì, sì, ti distruggo. What the, what the? Io sono un karateka. Io sono un karatre che te pre che pem. Colpito in pieno, sì. No,
Non si scherza con Mattiz, io sono campione di Fortnite e Brawl Stars. Non mi puoi fregare, amico. Oh, mamma mia, mi ha steso, ragazzi. Oh, porcaccia la miseriaccia, mi ha steso. Va bene, ho capito. Questa volta continuo a camminare. Ho capito. Oh, andiamocene avanti. Non perdiamo tempo con quei bulli. Ma mi hanno spinto comunque. Ma non ci posso credere. Ho perso. Ma scusate un attimo, le ho fatte entrambe, le ho perse entrambe. Ah, ma forse dovevo toccare il rosso. Ora ho capito, l'ho steso in pieno. Io prima toccavo il verde, pensando che il verde fosse il colore corretto. Invece no, dovevo andare sul rosso. E andiamo, l'ho steso in pieno. Dai, forse a 15 anni mi fidanzo con la mia crush. Forse a 14 dovevo ancora imparare a combattere. O no? Ragazzi, non mi dite che sono diventato sonnambulo, eh. Non mi dite che sono sonnambulo. Ah no, ok, è mattina. Vai a scuola oppure skippa la scuola. Beh, che dire, andiamo a scuola perché bisogna essere sempre bravi a studiare. E soprattutto a scuola c'è la mia crush. Ecco qui la mia classe. Non mi dite che sono... Forse sono alle superiori e questa è la mia nuova scuola. Mamma mia, buongiorno ragazzi. Che vergogna però, mi vergogno tantissimo. Girotondo, girotondo, girotondo e... ancora livello 15. Aspettate un attimo. Perché? Vabbè, stavolta allora proviamo a skippare la scuola e vediamo che succede, no? Non mi dite che anche la mia crush ha marinato la scuola. Non ci posso credere. Ma dove stanno andando? Stanno correndo in mezzo al prato, stanno correndo. Ma che cos'è? Vabbè, so solo che ho raggiunto i 16 anni. Ci stiamo quasi avvicinando alla mia vera età, cioè 19. Attenzione, vediamo cosa succede a 16. Tuffi! Beh, 16 anni è l'età della ribellione, l'età in cui si fanno tutte quante le cose estreme. E aspetta, aspetta. Salto non salto, salto non salto. Beh, sì che salto. Yuhu! Cosa sta succedendo? Ehi, tutto bene? Oh, eccoci qui. E andiamo, che divertimento. Oh, ma che movimenti strani che fanno questi. Attenzione, attenzione. Trasformazione. Oh, ma sono diventato un quarantenne. 20 anni. Ragazzi, come ho fatto ad arrivare a 20 anni? Ho skippato tutto. Ah, forse per andare più veloce in alcuni momenti ti fanno skippare i livelli, perché sennò effettivamente a 100 anni ci arriverei tra un miliardo di secoli. Devo scegliere qual è la mia ragazza ideale. No, lei no. Nah, neanche lei. No, non mi piace, non è il mio tipo. Neanche lei. No, sinceramente neanche Bob. No, aspettate, aspettate. Ma questa Olga ha 35 anni. Ma no, no, non mi fa skippare più. Devo per forza scegliere lei. Oh, forse mi sarei dovuto accontentare, ragazzi. Mi sono fidanzato con una che ha 15 anni più di me. Non ci posso credere. Che figuraccia. Ma poi non mi piace neanche. Che vestito ha? È bruttissimo. Ma poi ha i capelli dello stesso colore del vestito e gli sto pure comprando un anello. Anello da $100 vs anello da $20,000. Ma voi siete tutti impazziti. Io a questa non gli do un euro. No, 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 no. Prenditi l'anello da $100 che io 20,000 non te li do. Ma guarda, pure da $100 sono tantissimi, eh. Oh no, si è arrabbiata. Si è arrabbiata. Ho fatto arrabbiare la mia ragazza. E vai, almeno mi lascia. Che è Olga? Ma non mi piace proprio a me. Quei capelli viola a me non piacciono. Vabbè, comunque sono arrivato a 22 anni e penso di essere stato lasciato. Quindi ancora una volta sono single. Ecco, infatti, la chat con la mia ragazza è proprio questa qui. Vediamo che cosa mi dice. Non mi risponde. Niente da fare, ragazzi. Sono stato mollato e ho anche buttato via il mio cellulare. Dai, Matti, non devi essere triste. In fondo ne troverai altre. Che ti importa? Intanto io sono arrivato a 25 anni e mi trovo davanti alla porta. Ma faccio fluttuare la tazzina. Ragazzi, guardate, sto facendo fluttuare la tazzina del caffè. Ma io sono un mago, io non dovevo fare lo youtuber, dovevo fare il mago. Comunque vabbè, dai, a parte gli scherzi, sono al punto perfetto per conquistare il mio nuovo lavoro. Solo che quella mi ha fregato il coffee, il caffè. Quindi adesso pulisco. Pulisco perché l'ha fatto cadere. Sì. Io devo fare il bravo con la mia... Mi ha messo un piede in testa?
Mi ha messo un piede in testa? Ragazzi, l'avete visto anche voi che quella tizia mi ha messo il piede... Ha fatto malissimo, c'aveva un tacco a spillo, tacco 12, vabbè. Comunque, siamo arrivati a 27 anni, sto diventato sempre più vecchio e non ho ancora un lavoro. Comunque, andiamoci a lavare le mani, andiamo un attimo al bagno, che qui bisogna trovare un lavoro. Sì, bisogna trovare un lavoro e dobbiamo stare attenti perché la situazione non si mette affatto bene, eh. Siamo arrivati a 29 anni e io ho ancora un lavoro in cui una tizia mi mette il piede sulla testa. Non ci siamo per niente. Vediamo a 29 anni che cosa devo fare. Vabbè. Addirittura. Ma scusate, ma io avevo detto che non avevo un lavoro. Ma se mi posso comprare questa macchina, voglia che ce l'ho un lavoro, eh. Ma io mi prendo... Ah, la Lamborghini bianca è bellissima, ma la macchina con lo squalo, la macchina con lo squalo ha uno stile unico. E intanto noi siamo arrivati a 30 anni. Auguri. 30 anni sono importantissimi. E io sto sfrecciando sulla mia auto squalo. Non ci credo. Non ci posso credere. La ragazza mi sta inseguendo. Questa è la mia ex ragazza. Sì sì, adesso che ho la macchina bella mi vuoi, vero? Stai con il tuo ragazzo, va? Io mi faccio un giro con il mio squalo. Questa sarebbe la mia casa? Ah, no. Ah, è il mio luogo di lavoro con questa qui che mi sta sempre antipatica. Anche se mi sta antipatica però, devo rispondere sempre ai suoi ordini perché lei è il capo. Quindi meglio andare a casa sua e sistemare. Eccola qui. Salve signora, come va? Sono qui per sistemare la sua macchina del caffè. Siamo arrivati a 33 anni dopo aver sistemato la macchina del caffè. Io in questo momento mi fermo qui perché ci vuole tantissimo per completare questo gioco. Ma se volete vedere come andrà a finire la vita di Mattiz, mi raccomando, lasciate un bel mi piace e noi continueremo il nostro gioco della vita fino ai 100 anni. Vi aspetto al prossimo episodio. Ciao!